Benvenuti, Tempo di Halloween. Ecco qui un tutorial per creare questa faccina in una zucca, vedete, invece della solita zucca con la luce dentro, eccetera, ho pensato di creare in modo molto, ma molto semplice, come adesso poi vedremo, questa faccina sulla zucca. Vedete, abbiamo più espressioni, guardate gli occhi che si muovono, oppure solo una parte della bocca, vedete, oppure anche con un sorriso. Ecco qua, cominciamo subito e vediamo con l'aprire la nostra immagine che naturalmente potete sempre scaricare dal mio sito. Questa è la zucca di partenza, quindi innanzitutto creiamo un nuovo livello, Ctrl J per duplicare e teniamo sempre lo sfondo come base. Avviciniamo qui i nostri livelli così vediamo molto bene e poi anche la finestra tracciati la portiamo qui che ci servirà poi in un secondo momento. Ora andiamo a prendere lo strumento penna. Lo selezioniamo e creiamo il tracciato della bocca. Quindi guardate, possiamo cliccare qui, poi ci posizioniamo circa a questa altezza di distanza, facciamo un po' di curva, vedete? Tassiamo col tasto sinistro del mouse, poi clicchiamo qui, prendiamo sopra. Poi qua, facciamo un altro po' di curva, poi guardate, andiamo sotto, vedete, clicchiamo da questa parte, da questa e uniamo in questo modo qua. Una volta creato questo tracciato, andiamo appunto nella finestra dei tracciati, quindi possiamo selezionare, trasformare in una selezione o da qui, vedete, trasforma in una selezione, oppure anche premendo il tasto Ctrl, e cliccando nella miniatura. Torniamo nei livelli e poi guardate, premiamo Ctrl J per duplicare la selezione. Ora clicchiamo sul nostro livello per aprire la finestra stile livello due volte, vedete, clicchiamo e guardate, dobbiamo entrare in smusso ed effetto rilievo. Con questi parametri, smusso interno, stile, tecnica rotonda, profondità 250. Poi direzione giù, dimensione 35, attenuazione portiamo al massimo, tutto verso destra 16, poi come angolo, bruciatura angolo mettiamo 90, 30, lasciamo tutto così e premiamo ok. Ora per modificare lo stile livello dobbiamo andare, guardate, in livello, poi stile livello e crea livelli. Cosa succede? Vedete, vengono creati due livelli dello stile praticamente a parte, quindi adesso possiamo modificare. Qui il secondo, vedete, possiamo togliere che è la parte qui bassa, quindi lo eliminiamo proprio. Invece nel primo, guardate, andiamo dentro e con la gomma, vedete, prendiamo la gomma, cancelliamo, vedete, questa parte qua. Poi facciamo anche un po' la punta qui, ecco qua. In questo modo. Ora ci posizioniamo sul livello 2, vedete, lo selezioniamo e poi creiamo un nuovo livello. Quindi andiamo giù, nuovo livello. Vedete, anche questo livello, come potete osservare, viene creato con ritaglio di livello come quello superiore, vedete? Adesso su questo livello prendiamo sempre lo strumento penna. Poi creiamo i due denti, stiamo al di fuori, partiamo da qui, poi ci posizioniamo qua, così e chiudiamo. Poi riportiamo i colori di default, quindi vedete abbiamo come sfondo il bianco, però andiamo prima nei tracciati, poi selezioniamo sempre il nostro tracciato, Ctrl e clicchiamo sulla miniatura, torniamo nei livelli ed ora premiamo Ctrl Backspace. Vedete, riempiamo di bianco. Adesso deselezioniamo, Ctrl D. Clicchiamo per applicare lo stile livello, quindi clicchiamo due volte e scegliamo stavolta ombre esterne. Vedete? Poi portiamo 90 l'angolo, 50 di opacità, poi distanza 10, estensione 12, dimensione 13 e clicchiamo ok. Ora duplichiamo questo livello. Quindi Ctrl J, però vedete dobbiamo applicare
il ritaglio di livello, quindi premiamo il tasto Alt, poi ci posizioniamo col mouse, vedete, tra i due livelli e clicchiamo col tasto sinistro del mouse. Ecco qua. Poi clicchiamo Ctrl T per trasformare, entriamo dentro, vedete la selezione, premiamo il tasto destro del mouse e poi, adesso qui non lo vedete, dobbiamo fare rifletti orizzontale. Poi trasportiamo, lo portiamo da questa parte qua. Perfetto, e premiamo invio. Anzi, adesso spostiamo anche un po' questo di sinistra. Almeno io lo sposto, vedete qua, così quello di destra lo alzo leggermente. Ora selezioniamo tutti questi livelli, quindi dal primo, vedete, poi ci posizioniamo qui sul livello 2, premiamo i tasti maiuscolo e Ctrl, vedete, vengono selezionati tutti e poi li uniamo in un gruppo, quindi premiamo Ctrl G. Questo gruppo adesso clicchiamo sopra e lo denominiamo bocca. Se volete potete entrare sempre, vedete, nel gruppo e poi in un dente o anche nell'altro possiamo modificarlo per non rendere proprio uguale, quindi premiamo Ctrl T, vedete adesso questo qui di sinistra, poi entriamo, tasto destro del mouse, facciamo Alt, vedete possiamo modificare ad esempio la punta, portarla verso all'interno, vedete, in questo modo. Premiamo invio. E anche il secondo, Ctrl T, mette sempre Alt, anche questo lo modifichiamo, anche questo qua. Ecco qua, premiamo invio. Adesso richiudiamo il nostro gruppo. Adesso ci posizioniamo sempre sul livello 1, poi prendiamo lo strumento, vedete, penna, e creiamo il naso, quindi clicchiamo qua. Poi qui una leggera curva, poi naturalmente potete fare il tracciato che volete voi, eh? E chiudiamo. Poi andiamo nella finestra tracciati, vi ricordate? Adesso selezioniamo, quindi Ctrl, clicchiamo sulla miniatura per avere la selezione, torniamo nei nostri livelli e premiamo Ctrl J. Ora clicchiamo per aprire il nostro stile livello. Lo spostiamo per vedere il risultato. Ecco, in questo modo qua. Poi sempre smusso d'effetto rilievo. Questa volta però intanto saliamo su, vedete? Poi abbassiamo un po' la profondità. In questo modo. La dimensione, vediamo. Possiamo lasciare 32, direi di sì. Poi smusso interno, rotonda, profondità 100-103, vedete, dimensione 32, attenuazione portiamo sempre al massimo, l'angolo sempre a 90 e poi premiamo ok. Adesso a questo punto possiamo anche qui Ctrl T per trasformare, poi facciamo Alt e possiamo, vedete, alterare un po', stringere le parti, queste qui. Alzare un po' la parte superiore. Ecco qua. E premiamo invio. Cambiamo il nome, vedete, lo chiamiamo naso. Ora è venuto il momento di creare gli occhi. Creiamo prima però un nuovo gruppo, vedete da qui dall'iconcina, clicchiamo. Poi lo chiamiamo occhi. Poi all'interno di questo gruppo creiamo un nuovo livello. Poi andiamo a prendere, vedete, lo strumento selezione ellittica, clicchiamo e creiamo la prima selezione del nostro occhio. Selezioniamo un colore, vedete, colore sul giallo, in questo modo, e riempiamo questa selezione. In questo caso abbiamo questo colore in primo piano,
Quindi premiamo Alt e Backspace. Ora anche qui applichiamo lo stile livello, quindi apriamo il nostro stile livello, poi smusso l'effetto rilievo. Vedete? Abbiamo stile smusso interno, tecnica rotonda, profondità 123, poi direzione giù, dimensione 24, attenuazione massimo 16, versiamo sempre 90 come angolo, però vedete qui scegliamo come colore, come metodo luce e metodo ombra, scegliamo un colore, adesso clicchiamo, vedete, e con la pipetta andiamo a scegliere un colore qui all'interno, vedete, della nostra zucca. E premiamo ok. Lo stesso facciamo sotto. Poi selezioniamo anche contorno. E inoltre, guardate, ombra interna, clicchiamo, moltiplica, un'opacità al 35%, distanza 4, proviamo a aumentare, non siamo 4, 5, vedete, poi riduci 0, dimensione 10, e premiamo ok. Ora dobbiamo duplicare questo livello, quindi CTRL J, adesso chiamiamo questo qui sopra, lo chiamiamo sinistro, quello sotto clicchiamo destro, poi ritorniamo su quello sinistro e lo spostiamo da quest'altra parte. Ora ci posizioniamo sul livello, vedete, destro, creiamo un nuovo livello, poi scegliamo un pennello morbido, vedete, dimensioni 70 pixel, poi un'opacità diciamo il 50%, e poi ci posizioniamo qui sull'occhio sinistro, nella parte in basso, vedete, un po' spostati, e clicchiamo, ecco qua. Poi adesso duplichiamo questo livello, quindi CTRL J, e lo trasportiamo da quest'altra parte, però dobbiamo portarlo poi sopra, vedete, trascinarlo sopra al sinistro, se lo spostiamo, ecco qua, risposto anche questo qui destro, perfetto. Adesso abbiamo quattro livelli, due con lo sfondo giallo, vedete, poi questo grigio. Adesso creiamo un nuovo livello ancora, poi il pennello, però stavolta abbassiamo la dimensione, portiamo circa 30, scegliamo però un nero, vedete, colore di primo piano nero, e clicchiamo all'interno. Poi duplichiamo anche questo livello, CTRL J, spostiamo, e anche questo lo spostiamo, lo trasciniamo sopra e poi lo posizioniamo bene. Il motivo per cui abbiamo creato tutti questi livelli è perché, se poi vogliamo cambiare l'espressione degli occhi, possiamo muovere, vedete, sia la parte grigia che quella nera. A questo punto, vedete, possiamo chiudere questo gruppo e ora possiamo creare le nostre sopracciglia. Quindi ci posizioniamo qui sempre sul livello 1. Poi andiamo a prendere il nostro strumento penna e creiamo. Adesso mi avvicino, partiamo ad esempio da qui, poi qui, facciamo un po' di curva. Ecco. E chiudiamo, vedete, il nostro tracciato. Poi andiamo sempre in tracciati, selezioniamo, quindi CTRL selezioniamo, torniamo nei nostri livelli e premiamo CTRL J. Anche a questo livello applichiamo lo stile, quindi clicchiamo, apriamo smusso d'effetto rilievo, poi smusso interno, arrotonda, lasciamo la profondità di 100, la dimensione è direzione su questa volta, dimensione vediamo un po', aumentiamo un po', portiamo 24-25, attenuazione possiamo portarla anche al massimo, lasciamo 90 e diciamo ok. Ora duplichiamo questo livello, quindi CTRL J, poi CTRL T per trasformarlo, entriamo dentro la trasformazione, tasto destro del mouse, vedete, rifletti orizzontale,
poi lo posizioniamo da quest'altra parte di qua. Adesso per adesso lo inseriamo solo così. Poi premiamo invio. Ora andiamo a prendere il gruppo degli occhi, vedete, lo selezioniamo e lo trasciniamo col tasto sinistro del mouse al di sotto di questi livelli appena creati. Poi ci posizioniamo sul livello del primo sopracciglio, livello 6 in questo caso, vedete, poi lo spostiamo, sempre con lo strumento sposta attivato, lo portiamo qua circa. Ecco qua. Spostiamo un po', ecco, giù, perfetto. Poi quest'altro invece, anche questo, lo spostiamo anche questo in giù. Così. Ora possiamo anche trasformarli un pochino, quindi possiamo andare, possiamo premere Ctrl T, poi qui possiamo fare Altera, quindi traccia destro del mouse, Altera, vedete, possiamo un po' di modificarli, con la punta magari, ecco, facciamo così, e renderli un po' differenti uno dall'altro. Premiamo invio, poi andiamo in quello sotto, anche qui Ctrl T, poi Altera, vedete, tasto destro del mouse, Altera, e anche qui possiamo alzare qui. Ecco, e premiamo invio. Vedete però, guardate, qui le linee corrispondono esattamente, vedete qua no, perché l'abbiamo copiato, incollato e trascinato. Conviene però allora a questo punto fare un'altra selezione da questa parte con lo strumento penna e creare un nuovo livello, oppure modificare, vedete, con la trasformazione e far combaciare le righe. Adesso lo lasciamo per adesso così. A questo punto dobbiamo, adesso rimpicciolisco la nostra immagine, poi ci posizioniamo sempre qui sul livello 1, premiamo lo strumento taglierina, alziamo la nostra immagine, il nostro riquadro, premiamo invio e adesso andiamo a inserire il cappello. Vi ricordo che le immagini per questo tutorial e per tutti i tutorial potete scaricare dal mio sito. Quindi adesso ci posizioniamo vedete, sul gruppo occhi, poi andiamo a prendere l'immagine del cappello, qui possiamo fare in questo modo, dunque andiamo in selezione, intervallo colore, poi clicchiamo sul bianco, vedete, vediamo la tolleranza, può andare bene, 26, poi premiamo ok, poi selezione inversa, oppure maiuscolo Ctrl I, poi copiamo Ctrl C, torniamo alla nostra immagine, Ctrl V, per incollare. Vedete, adesso lo spostiamo qui in alto e poi premiamo Ctrl T per trasformarlo. Quindi possiamo fare innanzitutto la grandezza, quindi ci posizioniamo qui nell'angolo, premiamo i tasti maiuscolo e Alt per mantenere le proporzioni, vedete? Lo spostiamo e poi sempre all'interno della trasformazione premiamo sempre il tasto destro, poi Altera. Adesso qui possiamo, vedete, modificare il nostro cappello. Passiamo anche questa punta. Vediamo un po' su questa parte e lasciamo giù quest'altra. Perfetto, anche questo, vedete, ecco qua. Premiamo invio. Però adesso allarghiamo anche il nostro, oltre in altezza, anche larghezza del nostro riquadro, quindi prendiamo ancora lo strumento taglierina e ingrandiamo sia in altezza che in larghezza premendo, vedete qui dall'angolo ci posizioniamo qua, premiamo il tasto sinistro del mouse, poi premiamo i tasti maiuscolo e Alt, vedete, ingrandiamo sia in altezza che in larghezza. Premiamo invio. Ecco qua creata la nostra zucca con la nostra faccina. Naturalmente potete entrare nei vari livelli, nei vari gruppi, poi spostare l'espressione degli occhi, come abbiamo visto nelle immagini all'inizio, e poi potete anche creare un nuovo livello con un'altra bocca. Questo può essere usato anche come biglietto per una festa di Halloween, potete cambiare lo sfondo, inserire un testo di invito e così vedete una cosa non troppo difficile, una cosa normalissima,
E quindi niente, non mi rimane che salutarvi, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.